bilancio di previsione triennale 2018-2020, che resta seduto a prova. Chi si alza non approva, per dichiarazione di voto la consigliere Vignati che è entrata in aula. E niente, io voglio intervenire su questo capo perché più volte noi abbiamo sollevato il problema dell'amore reale dei debiti di questo ente, che non sono solo le sentenze esecutive che questo consiglio ha appena trovato, appena riconosciuto. Ci sono debiti che vengono menzionati nella nota del segretario generale dell'ente che viene anche riportata dal parere dei revisori dei conti, che però non era come al solito legata agli atti, cosa che era opportuna era opportuno fare. Io non abbiamo avuto modo di leggerla questa nota. No, ci sono tutti. No, non c'è la nota del segretario generale, viene solo menzionata all'interno del parere. All'interno del parere viene menzionata. Sì, va bene. Poi, quante volte noi abbiamo detto che l'equilibrio di bilancio viene assicurato quando si vanno a contabilizzare, a riconoscere e a quantificare la reale entità del debito? Non possiamo dire che questo comune è in equilibrio solo perché è un equilibrio fittizio, perché non vengono riconosciuti e finanziati i debiti. Noi vogliamo capire la reale mole del debito di questo ente. La Corte dei Conti è stata notiziata in merito a quella relazione che richiese un bel po' di tempo fa. È stata fatta questa comunicazione. I debiti a quanto ammontano totalmente? 8 milioni? Sono solo questi 8 milioni? O sono di più? Sono di meno? Beh, io vorrei avere una visione chiara. Ho invitato più volte questa amministrazione a fare una relazione puntuale, addirittura noi chiedevo pure se c'è una reale difficoltà di avviare una due diligence con la Corte dei Conti per cercare un attimo di vederci chiaro, perché le sentenze possono arrivare continuamente, oltre a quelle che già conosciamo, ne potrebbero arrivare altre e quindi noi potremmo ritrovarci veramente in una condizione dove sarà difficile uscire da queste situazioni debitorie che però vorremmo conoscere. Grazie. Grazie consigliere Vignati.